Buonasera amici di Gradinata, bentornati a questa nuova edizione, edizione 2017-2018, è il terzo anno. Siamo contenti davvero di trascorrerlo qui con voi a Vasto. Siamo all'interno della struttura dei giardini del Palazzo d'Avalos, una location davvero favolosa, orario un po' insolito, però da quest'anno un po' cambieranno le cose. Crediamo di aver fatto la scelta giusta, perché non saremo più all'interno di sale polifunzionali, ma gireremo un po' tutto l'Abruzzo per conoscere le realtà sportive del territorio abruzzese, quindi partendo naturalmente dal calcio per arrivare alla pallavolo, al rugby, e oggi qui abbiamo una folta rappresentanza di associazioni che mantengono vivo all'interno appunto di questo territorio non solo l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto l'aspetto sociale, che non deve mai essere abbandonato, anzi è uno degli aspetti più importanti. E inizierei con l'associazione sportiva dilettantistica Vasto Basket, con il signor Pierpaolo Andreoni, che però porta con sé, non dico un quintetto, ma quasi, ne siete quasi sei o sette, mi avete detto, vero? Perfetto, allora se vi mettete qui così, Federico, che poi tra l'altro siete anche abbastanza alti naturalmente, quindi ci gestiamo un po' così, tre da una parte, tre dall'altra, così riusciamo anche ad essere inquadrati in maniera perfetta. Allora, ce la fa a conoscere questa realtà? A favore di camera, così vedono anche il suo splendido viso. Grazie. Allora, Vasto Basket è un'associazione sportiva dilettantistica che opera a Vasto dal 1971 continuativamente. Abbiamo deciso con i colleghi dirigenti, c'è anche tra il pubblico il copresidente, la dottoressa Boleto, abbiamo deciso di portare una piccola rappresentanza per far capire che cosa vuol dire Vasto Basket a Vasto. Noi qui abbiamo due ragazzi del 2002, quindi campionato Under 16, due ragazzi delle giovanili delle squadre femminili. Cioè loro hanno 15 anni? Loro sono del 2002, questi due ragazzi, naturalmente, ecco, li vogliamo... E cosa mangiano? Mangiano parecchio. Sembra, però, insomma, parecchio. Complimenti davvero. Allora, noi abbiamo circa 350 ragazzi sul territorio, abbiamo una squadra, la prima squadra che gioca in Serie C, campionato nazionale, e partecipiamo a tutti i campionati, dall'Under 20 all'Under 18, quindi tutti i campionati nazionali. Abbiamo una decina di allenatori FIP, tutti quanti tesserati, svolgiamo periodicamente dei corsi di aggiornamento, recentemente ne abbiamo svolto uno col defibrillatore, rianimazione, tecniche di soccorso ed altro. La nostra è una società che è votata soprattutto al territorio, a coinvolgere i ragazzi, a tenere, ecco, questa è la partecipazione, se poi li volete inquadrare, questo è un piccolo estratto delle varie compagini che giocano nei vari campionati. Sono tutti ragazzi ai quali, con i dirigenti, con i nostri dirigenti, dice un altro collega, siamo tutti quanti in prima linea per cercare di aiutare e stare sempre presenti vicino a questi ragazzi, e tenga conto che addirittura in alcuni campionati noi partecipiamo con due squadre. Ah, partecipiamo con due squadre perché abbiamo parecchio ricambio generazionale che ci consente di poterlo fare. Quindi con questo mi sta dicendo che l'influenza calcistica non la subite, nel senso c'è forse più amore. Ecco. Noi quando è possibile collaboriamo con la dirigenza calcistica, anzi racconto un piccolo particolare che può essere interessante. Il presidente Bolami è stato anche nel nostro direttivo societario, e non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa avevamo fatto un biglietto cumulativo che consentiva di partecipare. Benissimo. La domenica alle 3, perché la partita gli orari di calcio naturalmente non coincidevano. Noi giochiamo alle 18. Benissimo. Il campionato di basket, la serie nazionale, gioca alle 18 la domenica, salvo gli anticipi del sabato, e consentiva di partecipare, di poter vedere la partita della squadra, diciamo, di calcio, e poi il pomeriggio in tarda serata venire a vedere la squadra di pallacanestro. Quindi associare anche con era un piccolo sconto, immagino. Era un tentativo, no? Di sinergia che avevamo cercato proprio per coinvolgere i ragazzi a 360 gradi. Chiaramente è una società nella quale il nostro direttivo, che è composto di circa una ventina di dirigenti, cerchiamo di fronteggiare tutte le situazioni. Io porto tra parentesi i saluti del nostro presidente, che è in compagnia della prima squadra, inizia il campionato di basket nazionale e siamo in trasferta a Pineto,
quindi chiaramente lui ha accompagnato per l'esordio la prima squadra. Allora ne approfitto per dire che naturalmente in prima persona al presidente che noi da quest'anno, oltre ad avere la trasmissione alle 21.30 di sabato, quindi in prima serata, abbiamo la replica alle ore 12 la domenica sempre su Rete 8 Sport, e da quest'anno anche la TV dell'Adriatico sul canale 274 ci consente di rivedere quello che stiamo vivendo qui, non solo a Vasto ma poi in tutto il tour gradinata che arriverà fino ai primi di giugno. Quindi il presidente, occhio che la guarderà in replica e giudicherà tutto quello che dice. Sicuramente. E la cosa alla quale teniamo è che quindi riusciamo con questi 20 dirigenti, diciamo volenterosi, i nostri 10 allenatori, nel pubblico c'è l'altra allenatrice Linda della squadra delle giovanili femminili, che salutiamo, e riusciamo a fare fronte agli impegni societari. E grazie, prima ho sentito il nostro giornalista che ci diceva grazie anche ai problemi economici, chiaramente noi abbiamo la fortuna di avere una serie di sponsor che ci aiutano e si impegnano con noi, però c'è anche molto del nostro impegno, del quotidiano, dello stare vicino a questi ragazzi, perché è sinceramente ci crediamo. È il tempo soprattutto, quello di solito economicamente non si quantifica, però fa la differenza sempre. Però lo facciamo volentieri quando vediamo questi ragazzi vincere e riempire di coppe la nostra bacheca, sinceramente una bella soddisfazione. Ci dà soddisfazione. Allora ci fa conoscere il resto della squadra, del direttivo e dei due piccolini qui dietro che hanno 15 anni, però insomma. Il dottor Fabiano Bucci del nostro direttivo. Buonasera dottore. Gianmarco Acquarola in fondo a sinistra. In fondo a sinistra. Poi Marco Di Tizio, allenatore under 18, buonasera. Under 16 e under 20. I ragazzi glielo facciamo dire a loro il nome. Sì, glielo facciamo dire, immagino già il tono della voce. Beh, certo. Luca, Luigi. Se diciamo anche il cognome, in modo tale che se diventano famosi Marchesani, tra qualche anno. Maggi. Quindi Maggi e Marchesano. Ma sono bravi oppure? Sono molto bravi. Sono o molto è solo bravi. Apparenza? No, sono molto bravi. Li aiuta molto anche il fisico, ma sono molto bravi. Certo. Diciamo che sono bravi anche gli allenatori a valorizzarli. Beh, vabbè, però la natura insomma ci ha messo del suo, devo dire. Quindi poi il mister deve un po' affinare quella che è la tecnica. Anche se poi nel basket spesso l'altezza non è l'integrale dote della quale si devono avvalere. Per alcuni ruoli ci sono altre qualità. Certo. Sicuramente però siamo di fronte a ragazzi giovani con una lunga carriera davanti. Poi al mister devo fare una domanda particolare, perché l'altra sera al bar, prendendo un caffè con un amante del basket, mi ha detto delle cose. Io non ero d'accordissimo, però forse poi lui mi riesce un po' a delucidare anche del le tutto. Ragazze. Sì. Francesca Antonucci. Francesca Antonucci. Alessia Carlucci. E Alessia Carlucci. Manca, oltre al presidente, manca un altro pezzo forte del direttivo. Bene, siete 20, ma mi ha detto, giusto? Sì. Però c'è una persona che storicamente fa parte di questa società dagli inizi, che non è qui stasera. Beh, oddio, noi abbiamo, diciamo che il grosso, la storia del Galante, diciamo la storia della Vasto Basket in questo momento è in trasferta a seguire, a soffrire. Benissimo. Con la squadra tutte le colonne storiche sono tutte quante in trasferta e sono vicino ai nostri colori, anche perché, e questa mi permetto anche di dirla, una delle cose più belle, soprattutto ecco, quest'anno giochiamo a Serie C, fino a 2 anni fa abbiamo giocato la Serie B nazionale, era anche nelle trasferte più complicate, parliamo per esempio, certo, quando siamo andati in Sicilia o quando andavamo in altre regioni. Era bella la partecipazione della squadra, trovarsi e partire tutti la dirigenza intorno che è sempre coccolava presente. I giocatori. Benissimo, allora io passo il microfono un attimo al mister, lo faccio, se vi scambiate un po' il posto, tipo un cambio all'interno del parquet, io ti chiedo questo, ti do del tu tranquillamente, certo, anche perché vedo che siamo colleghi di parrucchiere. Esatto, perfetto. Ti volevo chiedere, al bar un amante di basket mi disse, tu ami il calcio, ma devi sapere che l'allenatore di basket incide di più all'interno del parquet rispetto all'allenatore di calcio. Perché, io chiesi, perché il campo è più piccolo. Io non ero molto d'accordo. Tu nemmeno che mi dici? Io. Ecco, non sei d'accordo. Quindi vuol dire che capisco anche di basket. Io penso che nel calcio, io l'ho visto, l'ho guardato, l'ho seguito per un po', la cosa sia perfettamente paritetica, poi cambiano i tempi, cambiano gli spazi, però io ho sempre allenato a livello giovanile, vi posso assicurare che il grosso del lavoro non si fa certo durante la partita. Insomma. Si fa in settimana. Si fa in settimana, si fa anche fuori dall'ambito dell'allenamento, si fa parlando anche con i genitori. A livello psicologico soprattutto. Il grosso del lavoro è proprio... A scuola come vanno?
e devono andare bene. Ma vanno bene oppure... Da me a dicembre i signori portano la pagella. Perfetto. Altrimenti la casacca, non la prendo. No, sicuramente. Il problema è che loro pensano che poi non giocano. Loro fanno allenamento, me li porto, ma stanno a sedere. Io funziono così. Un po' poi. Cattivello, però. No, se è così. La giustizia. Avete sentito che c'è quello che adesso li manda a zappare? Certo. Santo subito. Zappare, insomma, mi sembra un attimino. Vabbè, però, è uscita la notizia. Sì, ho letto. Poi esagerato, lei un attimino di tranquillità in più la può dare. Io anche se sono grossi gli metto le mani. Ma nemmeno lei scherza. Roseo futuro alle spalle. Quindi, ecco. Benissimo. La domanda forse più difficile, senza naturalmente fare nomi o cognomi. C'è un ragazzo, non voglio dire già pronto, ma che tra qualche anno può spiccare il volo? Io è il terzo anno che alleno qui e sono onorato di allenare qui. Mio figlio gioca qui dal 2010. Sono entrato in un ambito meravigliosamente umano e noi non è che abbiamo dei prospetti, noi abbiamo 7 ragazzi che oggi vanno a giocare, ecco, da semiprofessionisti a Pineto. Posso fare anche i nomi, insomma, Flocco e altri, sono tutti i nostri 2099 che ho allenato per 2 anni e che grazie al mio lavoro e al lavoro di chi li ha allenati prima, ci mancherebbe altro, sono a questo livello e giocheranno, non è che stanno a fare la panchina, insomma, almeno 3 di loro oggi penso che debbano giocare almeno una 20ina di minuti, che è metà partita. Perché certo, i tempi sono da 40, vero? Sono il totale. 4 tempi da 10, un totale di 40, sì, di 40 minuti. Sì. Perfetto, coach, vero? Non la chiamo mister, coach, altrimenti. Sì, mister no, perché sennò ci offendiamo, sennò, noi, esatto, del basket. Io la chiamo coach. Io vi ringrazio perché naturalmente ci avete fatto conoscere questa realtà. Immagino società aperta a tutti all'interno del direttivo, ma iscrizioni sempre aperte per quello che riguarda il settore giovanile. Sì, prendiamo il microfono, eccolo qui. Non solo aperti a tutti, ma più siamo, più diventiamo forti, più possiamo investire sul territorio e essere vicino ai ragazzi. Noi portiamo settimanalmente 350 ragazzi nel parquet del nostro palazzetto, del Pala BCC a Vasto, su turni che iniziano alle 3 del pomeriggio fino all'ultima squadra, si allena alle 9 la sera, alle 10 la sera. Quindi tutti 6 i ore giorni, di... Sempre, tutti i giorni con i nostri allenatori che ruotano sui vari under, sulle varie campionati. Perfetto, grazie mille al signor Andreoni, in bocca al lupo naturalmente, e io ne approfitto per fare un appello anche a tutte quelle attività che aiutano e danno manforte alla SD Vasto Basket. Aiutateli ancora di più per il prossimo anno, tra cui il CONAD qui rappresentato dalla signora Boledo, che poi in un momento particolare andremo a conoscere in modo più dettagliato, e sarà un'intervista interessante davvero. Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo. Grazie mille, arrivederla coach, arrivederla. Voglio tornare dal vicepresidente della Lega Navale Marcello Sonaglia, perché voglio conoscere un attimino non solo la vostra associazione, ma anche e soprattutto quello che ci sarà domani, il 12 novembre, sul mare di Giulianova, e credo vi sposterete fino a qualche miglio più in là per naturalmente regatare nel migliore dei modi. Che cosa accadrà domani? Sì, generalmente si rimane entro le 3 miglia per questioni di sicurezza. Domani ci sarà il secondo trofeo dedicato a Mimmo Zippilli, che è un nostro carissimo socio che è venuto a mancare 2 anni fa. Noi del, seconda edizione, vero? Secondo questa memoria. Questa è la seconda edizione. Per noi è molto importante ricordarlo, perché è una persona che era un appassionato del mare, un appassionato della vela, gli piacevano le regate, e quindi per noi che eravamo suoi amici è stato il giusto modo per ricordarlo. Tra l'altro stanno passando delle immagini, credo, della passata edizione, con queste favolose imbarcazioni che sono proprio lì a regatare sul mare di Giulianova. È passata anche la locandina. Lega Navale di Giulianova, che storicamente quando è nata e qual è l'obiettivo, se c'è un obiettivo che volete raggiungere?
Assolutamente sì, c'è sempre un obiettivo, magari si va per piccoli passi, però c'è sempre un obiettivo. La Lega Navale è, probabilmente la conoscete, è una realtà a livello nazionale, inutile parlarne, sostanzialmente è un ente non profit ed è sotto la presidenza nazionale, quindi è una cosa seria. La Lega Navale di Giulianova in particolare è nata nel 1990, noi siamo una sua sezione. Ha come obiettivo statutario quello di promuovere lo sport, di promuovere il mare in senso più largo, quindi non necessariamente solo a livello sportivo, ma anche a livello di passione, semplice passione. Gli sport a cui si dedica possono essere la pesca sportiva piuttosto che la vela, che è sicuramente una cosa molto importante per noi di Giulianova, la vela è molto sentita, la canoa e così via. Diciamo che quello che noi cerchiamo di promuovere è proprio la passione verso il mare e ovviamente, essendo appassionati del mare, riteniamo anche che sia importantissima la parte relativa all'ambiente. Quindi anche la Lega Navale di fatto si occupa anche di ambiente. Quindi rispetto anche nei confronti del campo di gara, se si può così chiamare, no? Assolutamente sì, capita spesso di vedere le imbarcazioni che magari durante la regata o durante tra una regata e l'altra raccolgono, che ne so, la cassetta di polistirolo abbandonata e che sta navigando. C'è una sensibilità speciale da parte di chi ama il mare. Questo credo che sia uno dei migliori messaggi da lanciare, perché si sfrutta appunto quel campo di regata, però se non si tratta bene poi si rischia anche di non poterci regatare più, oppure regatare in un mare che non ha un colpo d'occhio particolare, ecco. Assolutamente. L'altro obiettivo che ci poniamo è quello di infondere questo amore, questa passione per il mare ai ragazzi, per cui da sempre praticamente noi siamo federati con il CONI e con la Federazione Italiana Vela siamo anche scuola di vela federale. Quindi la nostra passione cerchiamo di trasmettere ai ragazzi. È facile rispetto ad altri sport oppure avete delle difficoltà? Perché immagino l'aspetto economico faccia la differenza anche forse, no? Poi no, diciamo che ce lo spiega l'armatore, così lui sicuramente ha più... Poi lo vediamo. È vero. Poi lo vediamo, sì. Poi lo vediamo con l'armatore, però diciamo che la Lega Navale di Giulianova cerca di evitare che ci sia un limite all'ingresso. Le imbarcazioni per la scuola vela le mettiamo noi, quindi non c'è da acquistare nulla. Sostanzialmente c'è da pagare ovviamente quella che è la quota di iscrizione. Stiamo cercando, per l'anno prossimo, stiamo cercando di creare un progetto per cui questo scatto sia ancora più facile. Vogliamo creare un campus per cui non si paga più la lezione di vela una tantum oppure per una settimana, ma si farà scuola continuativa durante tutto il periodo estivo. Probabilmente partiremo già da marzo a fare attività con le scuole. Noi comunque facciamo molte attività con le scuole, anche il Vela Scuola, che è un'attività promossa dalla FIV, dalla Federazione Italiana Vela, e noi vogliamo intensificare questo rapporto con le scuole e con i ragazzi. E tra l'altro un piccolo obiettivo del gruppo dilettantistico Vela e del direttivo della Lega Navale di Giulianova è quello di riportare una squadra agonistica a Giulianova, che in questo momento manca, una squadra di ragazzi. Quindi ha parecchi stimoli, quindi il lavoro che vi aspetta è enorme, però naturalmente noi vi auguriamo di raggiungere questo obiettivo. Col signor Carusi invece, diciamo
l'organizzatore per eccellenza di questo secondo Memorial. Ci siamo visti qualche mese fa, ci siamo conosciuti per caso, ma a me piace invitare poi appunto i personaggi che conosco casualmente. Ci siamo conosciuti da un amico e lui mi ha detto: io faccio vela, ho questa passione. Io naturalmente, non avendo mai avuto la possibilità di conoscere questo sport, ho approfittato subito della sua conoscenza. Ci spiega un attimino come si svolgeranno queste quattro giornate di gara che partono appunto domani, equipaggi formati da quante persone e poi anche la tipologia di imbarcazione o della vela stessa, che credo possano fare la differenza. Certamente. Allora, intanto non sono solo io l'organizzatore di questa... Vabbè, ma io dovevo un attimino accarezzarla, quindi visto che ho conosciuto lei. Ma bensì è tutto il gruppo della vela che sta portando avanti questo programma, e questo è soprattutto per raggiungere un obiettivo importante. Sì, è vero, iniziamo domani, che è il 12, con la prima regata, sperando di coinvolgere, perché stiamo aspettando ancora le ultime iscrizioni, di coinvolgere il massimo delle imbarcazioni. Dovrebbero esserci anche delle imbarcazioni che arrivano da Pescara, quindi dovremmo essere intorno ai 23-25 imbarcazioni che fanno regata. E questo è un bellissimo obiettivo, perché è stata quasi una sfida per noi iniziare questo progetto nuovo. Il gruppo della vela, del settore che si affianca soprattutto alla Lega Navale, è un gruppo di appassionati che sta portando avanti questo progetto, e questo ci piace molto, perché la cosa che ci accomuna è la passione per questo sport, la passione per la vela, e vedo che ogni giorno che passa la gente si appassiona, bello, perché sai, ci piacerebbe venire a Giulianova anche da Pescara, che noi stiamo facendo insieme all'armatore, l'amico, stiamo facendo questo campionato giù a Pescara, e stiamo coinvolgendo barche di Pescara a venire a Giulianova. Finalmente qualcuno che... Anche sotto l'aspetto turistico, diciamo, perfetto, no? Può aiutare, perché si conoscono non solo le spiagge, ma anche soprattutto tutto quello che c'è attorno. Il terzo tempo non so se esiste dopo una regata, però credo che qualche arrosticino possa scapparci fuori. Giulianova c'è altro, no, non c'è l'arrosticino. L'abbiamo già fatto. Avete già fatto? Okay. È stata fatta una cosa bellissima, tra l'altro. Credo di passarvi a trovare, perché se è quello che non ha regatare, a certo. Curiosare un attimino, poi se vi fermate dopo possiamo ospitarvi a bordo, non è un problema. Ma io sono disponibilissimo, tanto non devo provare un po' tutto. Perfetto. Nella vita, quindi sono disponibile. Una domanda: quando si organizza, insomma, ci sono partite di calcio o eventi sportivi, la burocrazia ogni tanto prevede determinati cavilli, blocchi per quello che riguarda gli spettatori e tutto il resto. Sotto l'aspetto della regata, di questo evento, che tipo di problemi avete avuto? Oppure se sfruttare il mare, tra virgolette, è più semplice rispetto all'utilizzo di un centro sportivo come quello del calcio o della pallavolo? Beh, non è così semplice, perché ci sono da rispettare alcune leggi del mare, per cui quello che noi andiamo a fare deve essere sempre autorizzato in primis dalla regione, e soprattutto comunicare poi di conseguenza alla capitaneria di porto, immagino, ecco. che ci dà il consenso a regatare nello specchio d'acqua che noi andiamo ad occupare, per cui non è sempre facile fare questo, anche perché le risposte sono molto, come dicevi prima tu, burocratiche sotto questo aspetto. Quindi, diciamo, per quantificare un attimino i tempi, organizzare un memorial del genere, ricordiamo il secondo, sì. Da quanto tempo ci lavorate? Beh, noi ci lavoriamo già da un bel po' su questa cosa, anche perché finito la parte primaverile abbiamo già iniziato a pensare a questo evento di novembre.
anche se nel frattempo abbiamo fatto un'altra cosa, perché siamo stati, anche quest'anno la Lega Navale ha partecipato alla Barcolana, noi come gruppo abbiamo fatto un ottimo risultato, perché insomma su circa 2000 barche siamo arrivati al 140° posto, per cui è andata molto bene per assolutamente, noi. Assolutamente, sì. Certo. L'anno scorso addirittura è andata ancora meglio, perché abbiamo fatto la regata della Lega Navale nazionale, diciamo siamo stati un po' gli outsider in questo caso e siamo arrivati primi di categoria e terzi, quindi con un risultato di grande rilievo, insomma, quindi siamo molto soddisfatti. Quindi pensare a quello che stiamo facendo anche per il futuro, vorremmo riportare veramente, visto che il nostro sindaco di Giulianova dice che Giulianova è la città delle vele, noi vogliamo che Giulianova diventi la città della vela. Allora io cambio lato, vado dall'altra parte e vado dall'armatore. La prima domanda, perché naturalmente per tanti anni l'abbiamo sentita pronunciare, vicepresidente, cazzare la randa. Io adesso sono curioso perché voglio sapere che cosa vuol dire cazzare la randa, che può sembrare un termine un po', sì, dire, scurrile, però insomma è quello in assoluto. È quello più... in assoluto. Allora, che cosa vuol dire cazzare la randa? E poi andiamo sotto l'aspetto economico, perché fare l'armatore secondo me è abbastanza pesante sotto quell'aspetto. Ma allora, cazzare la randa è una cosa molto, molto semplice, vuol dire chiudere la vela, che è la randa è la mainsail della barca a vela, quindi la vela più grande. Lato economico non è poi così importante, si può scegliere ovviamente di fare regate ad altissimi livelli e i costi diventano stellari, a dir poco stellari. Allora, per renderci conto, la manifestazione che ci sarà domani, il costo medio di un'imbarcazione si aggira sui? La tassa di iscrizione è di 70 euro. E l'imbarcazione? Tutta l'imbarcazione. Cioè, quindi... Cioè, no, però dico il costo proprio della barca? Sì. Il costo della barca varia a seconda della lunghezza, di come è stata costo realizzata. Medio? Delle partecipanti, costo medio domani. Delle partecipanti possiamo dire tra i 50 e i 70 mila euro. Ok, non è lo sport per me, assessore, quindi non so se lo è per lei, ma io devo darmi ad altro. però l'ha ci detto vuole. Così in scioltezza, quindi vuol dire che secondo me il vicepresidente può, anche se lui preferisce il Nordic Walking, vero? Sì, sì. Ecco, lui preferisce il Nordic Walking, ma è molto, ma molto più economico. Ma parteciperanno barche anche da 15.000 euro, da 10.000 euro, a volte anche più piccole. Però una cosa molto importante, fare regata insegna a gestire le condizioni in mare, anche le più difficili, ed è molto importante per la sicurezza quando poi si va in crociera durante l'estate. Avere coscienza dei limiti dell'imbarcazione e dei propri soprattutto è molto molto importante, e quindi vuole essere un'esortazione a tutti quelli che non hanno aderito ad aderire alla prossima, perché è importante, perché è qualcosa che ci aiuta, ci dà altro, ci dà non altro. Solo sotto l'aspetto sportivo, e soprattutto credo il rispetto nei confronti del mare, perché quello deve essere la prima, assoluto, la prima cosa. Hai un obiettivo per domani, oppure pensi di trovare dei concorrenti più agguerriti di te? I nostri concorrenti sono assolutamente i concorrenti sono tanti, sono tutti agguerritissimi, e andiamo in mare per fare il meglio, per sbagliare il meno possibile e per portare a casa il miglior risultato possibile, ma soprattutto per passare una bella giornata tra amici e divertendoci nello sport che ci piace. La sua è una barca accogliente? Abbastanza. La passerò a trovare allora. Ripassiamola. L'invito è sempre è aperto. Aperto, spero. Assolutamente. Io non so se novembre è il mese adatto, però poi per quello che riguarda l'abbigliamento, che è molto, ma molto tecnico e affascinante, credo, quello della barca a vela. Quindi ci pensiamo noi per l'abbigliamento. Perfetto. Senza nessun costo, immagino. Assolutamente. Assolutamente no. Perfetto. Grazie a Fabio Di Francesco. Allora, vogliamo ricordare gli orari di domani, quindi 12 novembre, campo di regata dove? Allora, 12 novembre, briefing alle 10,
Pensiamo di la partenza verso le 11, quindi il campo di regata è nelle acque distante il porto di Giulianova, quindi siamo abbastanza vicini. Comodissimi da raggiungere. Comodissimi insomma. Da raggiungere, anzi per chi volesse venire a passare magari una giornata sperando che il tempo sia clemente, sia un po' di sole, si può gustare la regata anche dal porto, perché da lì si può vedere. Con una frittura in mano, con un cartoccio di frittura potremmo... Perché no? Perché no? Benissimo. Insomma. Perfetto, vicepresidente, sotto l'aspetto organizzativo abbiamo detto un po' tutto. Accogliete nuovi iscritti naturalmente nella vostra associazione. Anzi, io vorrei aggiungere che ovviamente Fabio ha detto quella cifra, però in realtà quello è il costo dell'imbarcazione. C'è da dire che l'equipaggio non è fatto di soli armatori e quindi in realtà chi vuole aderire a questo sport può farlo tranquillamente e il costo è il costo del tesseramento della Federazione Italiana Vela. È facilissimo trovare un imbarco e quindi magari non si starà al timone, perché quella è prerogativa tipicamente dell'armatore, ma facilmente si potrà fare il prodiere piuttosto che personaggi importanti. Ricordo anche su Luna Rossa che facevano i passeggeri, stavano lì fermi ad osservare e a bilanciare forse anche l'inclinazione della barca, non so se serve anche quello. Apparentemente i passeggeri in barca nessuno sta senza far nulla. La vostra associazione si trova? Così diamo anche un po' le indicazioni logistiche a chi volesse iscriversi. La Lega Navale si trova all'interno del porto, diciamo più vicina all'ingresso lato sud, sulla banchina di Riva Sud. Sì. Quindi facilmente raggiungibile anche la vostra sede. Facilmente raggiungibile, lì c'è il parcheggio. Quindi. Perfetto, grazie vicepresidente. Oggi è una serata particolare perché vogliamo conoscere appunto le realtà e i personaggi sportivi del territorio, ma abbiamo anche una gradita sorpresa, perché non capita tutti i giorni di avere davanti alle telecamere o al mio fianco gli arbitri che spesso e volentieri gioie e dolori, dico io spesso, per gli sportivi, però naturalmente loro fanno parte del gioco e quando possiamo noi dobbiamo supportarli. I tifosi spesso e volentieri li sopportano, però ci sta anche quello, loro caratterialmente sono forti, sono preparati a tutto e quindi sì a ricevere critiche, però mi raccomando, quando serve bisogna anche battere le mani a questi atleti, perché davvero poi conosceremo insieme ai nostri ospiti la vita settimanale, non solo, di questi sportivi che, ripetiamo, sono gli arbitri che sui campi regionali ci fanno vivere le emozioni di tutti i campionati. Allora io do un benvenuto e una buona serata a Roberto Paterna, arbitro effettivo di eccellenza. Buonasera Paterna. Buonasera a tutti. È la prima esperienza televisiva, immagino? La seconda, sempre a Rete 8. Ah, perfetto, stati, quindi abbiamo tenuto a battesimo il tuo esordio e adesso sei qui per esatto, diciamo questa pronto. Seconda gara, questa seconda direzione di gara. Al tuo fianco, benvenuta, Asia Armaroli, giovanissima, anch'essa arbitro effettivo dei giovanissimi. Buonasera a tutti. Buonasera Asia, per te la prima esperienza? Oppure... Sì, la prima. Benissimo, però ti vedo già pronta e spigliata per rispondere alle mie domande, che non saranno cattive, te lo dico, però voglio conoscere qualcosa di te naturalmente. Dopo Asia c'è un rappresentante del Pineto Calcio che da poco è arrivato qui appunto con la società del presidente Brocco, è stato uno dei migliori, è stato il miglior giovane in assoluto 2 anni fa nel campionato regionale di eccellenza, Andrea Capocasa. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Da poco finito l'allenamento, ti vedo però sempre pimpante e pronto per affrontare la prossima giornata di campionato. Sì, pronto ad affrontare la partita che ci aspetta con la San Giustese in casa domenica. Domanda secca, ti sei ripreso fisicamente rispetto a qualche mese fa? Lo ricordiamo, hai avuto un piccolo infortunio al ginocchio. Sì, mi sto riprendendo ancora, non sono ancora al 100%, ma diciamo siamo a buon punto ora. Perfetto. Dall'altra parte lui non fa correre il pallone, ma diciamo fa scorrere le bocce
sul tappeto, come posso chiamarlo? Sulla pista? No. Sulla pista, benissimo. Allora, un buonasera anche a Simone Catucci, anch'esso di Pineto. Mi dicono che hai vinto 6 gare nazionali. Sì. Quindi complimenti davvero. Grazie mille. Questo quando è successo? L'ultima gara ad agosto. Ad agosto dove? A San Giacomo della Marca. In provincia di? Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, Ascoli Piceno. È un gioco particolare, no? Nel senso, non capita tutti i giorni di vedere atleti così giovani che si cimentano in questo sport, ma è stata una tradizione tramandata dai nonni, dai genitori, oppure hai visto giocare qualche tuo compagno anche di classe che ti ha spinto ad intraprendere questa attività? No, è stata una passione nata grazie ad un mio amico. A un amico? Sì. E lui gioca meglio di te o sei più forte tu? Ora no. Ora sei più forte tu? Sì. Però sei diventato un po' rosso, quindi vuol dire che quello che hai detto è verità. Però vabbè, lui deve naturalmente, sarà contento visto che ti ha dato il là, no? Per sì, questa sì, nuova sì. Attività sportiva. Ma prima facevi altro oppure... Prima facevo nuoto a livello agonistico. Quindi hai cambiato perché non sei riuscito oppure perché... Perché era diventato uno stress per me il nuoto. Addirittura? Sì. Ma cioè nel senso perché c'erano troppi impegni a livello di allenamento oppure... Sì, troppi impegni. Quindi hai preferito le bocce che secondo me può sembrare uno sport più statico degli altri, però un minimo di preparazione atletica è necessaria. Sì. Quante volte ti alleni al giorno? Tre al giorno? Cioè quante ore più che altro, o a settimana? Due, tre ore al giorno, tre volte a settimana. 3 ore al giorno per 3 volte a settimana? Sì. Ma giochi contro un avversario oppure... naturalmente provi a lanciare le bocce giocando solo, ecco. Dipende, o col mio allenatore o da solo. Riesci meglio solo però. Hai meno stress. No. Meglio okay. Se c'è l'allenatore. Sì. Perfetto. Benissimo. Poi torniamo naturalmente okay. sulla tua attività sportiva. Roberto Paterna, lo dico subito naturalmente. Quando abbiamo ospiti gli arbitri sia di calcio che naturalmente di altre discipline sportive non possiamo raccontarci tutto, no? Un po' per correttezza e anche perché certe cose rimangono all'interno della sezione, ma è giusto così e naturalmente sarà una chiacchierata generica tra noi, ma voi oggi siete qui, stasera siete qui perché dobbiamo lanciare un messaggio importante. Lanciare il messaggio del nuovo corso arbitri organizzato appunto dalla vostra sezione. Ci puoi dare qualche informazione in più, soprattutto per invogliare i tanti ragazzi, ma anche le tante ragazze, ad intraprendere questo mestiere? Perché mestiere è anche un mestiere, spesso e volentieri. Ecco. Sì, hai ragione sicuramente. La sezione di Teramo, come ogni anno, organizza questo corso arbitri a livello appunto sezionale e provinciale nella provincia di Teramo. E chiaramente possono partecipare tutti i ragazzi o dai 15 anni compiuti ai 35 massimo. Ah, quindi una bella fetta, insomma. Sì, 20 è, anni una bella, di... è una, sì. Bella, una bella fetta, assolutamente. Abbiamo ragazzi giovanissimi anche l'anno scorso, infatti qui c'è Asia presente che è giovanissima anche lei. Abbiamo avuto tanti ragazzi giovani soprattutto dalle scuole di tutta la provincia poi. Il corso chiaramente parte a novembre, entro il 31 ottobre scadono le adesioni, ecco. Non abbiamo ancora una data certa, però diciamo che a metà novembre dovremmo partire con questo corso. Il corso è assolutamente gratuito, si svolgerà principalmente nella sezione di Teramo, a seconda delle iscrizioni che avremo. Potremmo organizzare anche degli altri corsi verso il mare, quindi Roseto, Giulianova, oppure verso la Val Vibrata. Quindi non solo gratuito, ma si va incontro a chi sì, ha certo, questa passione, perché naturalmente... Sì, è sicuramente una passione, noi lo facciamo principalmente per questo da diversi anni, io sono 10 anni che sto nella sezione di Teramo in mezzo all'associazione arbitri. E praticamente ecco, veniamo un po' incontro a tutti, il corso è gratuito come dicevo, tranne una minima spesa obbligatoria per la visita medica sportiva agonistica. E praticamente il corso arbitri, poi il fatto di diventare arbitri con un esame al fine di questo corso che durerà 2-3 mesi,
praticamente ci dà dei, diciamo, dei vantaggi. A livello scolastico ci sono i crediti formativi e extracurriculari. Questo credo che sia inserito da poco all'interno. No, diciamo che quando l'ho fatto io anche il corso c'era già questa possibilità. Addirittura già c'era. Sì, c'era già questa possibilità. C'è chiaramente la possibilità di entrare in tutti gli stadi italiani, tutte le manifestazioni calcistiche organizzate dalla FIGC. Questi insomma sono i vantaggi. Quindi oltre all'impegno giornaliero sia per il corso che per quello che riguarda naturalmente gli eventuali esami, perché spesso ho sentito anche chi comincia però dopo un po' si annoia. Ma perché succede questo spesso e volentieri? Perché casomai ci si rende conto che è una cosa fatta in modo serio e quindi è un impegno assolutamente enorme? Assolutamente fatta in maniera seria, assolutamente seria, è presa come un impegno effettivamente serio che richiede anche un determinato tipo di studio e di lavoro chiaramente. Ora non so come hai detto tu quello che hai appena detto, però sicuramente come dicevamo prima anche la passione, soprattutto quella che ci porta, che ha portato me principalmente, che penso abbia portato anche Asia a svolgere questa funzione all'interno del mondo ampio che è quello del calcio. Allora, corsi abbiamo detto, le scadenze per le iscrizioni 31 ottobre, però una piccola deroga gliela diamo assolutamente, a qualche ragazzo che arriva, certo. arriva in ritardo. La cosa fondamentale è che sia stato compiuto il quindicesimo anno di età. Il quindicesimo anno di età, perfetto. Sì. E lì naturalmente non possiamo avere nessun tipo di margine. Assolutamente no. Quindi 15 anni fino al 35esimo anno di età. Il corso dovrebbe iniziare attorno a metà novembre, abbiamo detto le lezioni all'interno della sezione di Teramo, ma se gli iscritti provengono anche dalla zona costiera come quella di Pineto, la sezione è disponibile a spostarsi. Assolutamente sì, anche altri anni abbiamo spostato due sedi, una era a Teramo e una a Roseto degli Abruzzi che è qui vicino, quindi potremmo tranquillamente accorpare un po' la zona, certo. Ma tu sei uno degli istruttori oppure sei qui in veste promozionale, diciamo? No, io sono il segretario del corso arbitri. Quindi un ruolo importante. Mi occupo di quella che sarà poi la documentazione che i ragazzi dovranno fornirci per quanto riguarda le iscrizioni, per quanto riguarda i certificati medici, ecco. Allora, una curiosità mia, di solito nelle scuole calcio c'è una figura di riferimento, no, che possa attirare la passione dei ragazzi che amano questo sport. All'interno della sezione c'è una figura importante che può invogliare i ragazzi a praticare questo corso, ad iniziare questo corso? Allora, storicamente naturalmente un sicuramente sì, cioè nel senso noi in questo momento siamo tutti ragazzi giovani all'interno della sezione di Teramo, c'è chi dirige gare di serie C, chi dirige gare di serie B, chi dirige gare di serie A, sicuramente loro saranno i riferimenti di questi ragazzi che vorranno venire a fare il corso, sono stati sicuramente dei riferimenti anche per me e certo, per tutti quelli che come me fanno gli arbitri. E poi lo stimolo bisogna naturalmente crearlo. Asia, da qualche anno le donne hanno cominciato ad arbitrare, la tua esperienza, perché è nata questa passione verso il mondo arbitrale? Allora, innanzitutto fin da piccola mi piace giocare a calcio, quindi l'amore e la passione per il calcio mi ha portato ad intraprendere questa esperienza. Io penso sia un'esperienza molto formativa in quanto ti porta a rapportarti con i tuoi coetanei e oltre ad essere anche un'esperienza costruttiva in quanto serve a fortificare il carattere in campo, è anche un'esperienza molto importante dal punto di vista dell'amicizia. Infatti io sono arrivata a fare il corso non conoscendo nessuno e durante il corso, nonostante io il corso l'abbia fatto solamente l'anno scorso, ho fatto amicizia sia con altre ragazze. E quindi voglio invogliare le ragazze perché bisogna sfatare il mito che sia solo l'arbitro debba essere solamente un maschio, ma anche le ragazze possono intraprendere questa carriera. All'inizio può iniziare come un hobby, poi diventa sempre più importante la voglia di andare a fare la partita seguente, ci spinge ad amare questo sport.
Tra l'altro qualche settimana fa, se non erro, se non ricordo male, c'è stato l'esordio in Bundesliga di un arbitro, non so, forse è più corretto dire arbitro, ecco, di un arbitro al femminile, credo sia la moglie di un altro ex arbitro, adesso non ricordo, in Bundesliga comunque, quindi insomma la carriera, poi l'età ti agevola per cercare di migliorare e crescere. Quindi mi hai detto una tua amica ti ha spinto a fare questo? No, l'amore per il calcio che avevo da piccola ho deciso di riprendere, però dal punto di vista dell'arbitro, e ho iniziato a fare il corso e qui sono nate tante amicizie, sia con delle ragazze che con dei ragazzi. Ok, quindi categoria giovanissimi. Sì. Dopo il primo anno, credo che sia insomma già un risultato importante. I sogni nel cassetto, naturalmente il cassetto sarà pieno, la massima serie, io spero che sia per te questo. Conciliare l'attività arbitrale con quella scolastica? Che vita sì. Fai? Allora, diciamo che penso che se uno voglia una cosa ci riesca, quindi di conseguenza a riuscire a conciliare lo studio con l'arbitraggio si può riuscire benissimo, basta organizzarsi con i compiti, quindi la domenica sapendo che si deve arbitrare o comunque qualunque altro giorno della settimana ci si organizza nei migliori dei modi in modo tale da arrivare il giorno della partita freschi, già avendo fatto i compiti. Quindi è possibile. Anche perché la tua categoria, se non erro, si gioca al mattino presto, a differenza sì. Delle altre dove ogni tanto Roberto ci può scappare, no? Invece di andare a letto alle 11 si va a mezzanotte e mezza, tanto vabbè io lo dico, poi a te non è successo di sicuro, però insomma quella mezz'ora in più, vabbè, ma tanto si gioca il pomeriggio, invece loro insomma al mattino devono essere già pronte fisicamente e naturalmente hanno un margine diverso. I tuoi genitori contenti di questa scelta? Sì, mio perché padre è particolare, insomma. Ecco. Sì, è un po' insolita. Sì, sono contenti, vengono a vedere ogni partita. D'altronde la figura dell'arbitro penso sia una figura bella in campo e sono felice della scelta che ho intrapreso. Sì, ogni tanto succede che viene evidenziata la negatività della prestazione, però poche volte purtroppo accade che quando l'arbitro arbitra bene non venga inserito tra i migliori in campo. Io ogni tanto lo faccio, devo essere sincero, però effettivamente è un giudizio particolare, perché poi dipende anche, credo, dal comportamento dei 22 in campo, se l'arbitro riesce, ecco, un attimino ad inserirsi all'interno della gara in modo corretto. Grazie Asia per adesso, poi abbiamo un po' conosciuto, ecco, la realtà arbitrale della sezione di Teramo, poi siamo passati ad Andrea capo casa del Pineto Calcio e ora andiamo da un vero campione, perché insomma Simone Catucci ha riportato a Pineto 6 titoli nazionali o 6 gare nazionali, perché sei adesso gare, mi devi un po' spiegare, ma non solo a me, la differenza, perché è uno sport particolare anche per quello che riguarda naturalmente le gare che si svolgono durante la stagione. Sì, la differenza tra gara nazionale e campione d'Italia è che il campione d'Italia vince 6 campioni d'Italia, invece gara nazionale vinto la gara. Quindi gare nazionali che si svolgono su tutto il territorio, di solito quanti partecipanti ci sono all'interno di una gara nazionale? In base soprattutto ai montepremi anche, però diciamo che sono dalle 30 alle 60, 90 iscritti. Ma 90 iscritti che sono naturalmente iscritti riferiti alla fascia di età oppure sì. È open, insomma, diciamo alla fascia di età. E la tua fascia di età qual è? Under 18, quindi però 90 iscritti, insomma vincere una gara con 90 iscritti è importante. Giornate di gara che durano quanto? Durano dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 8. Quindi ci sono delle eliminatorie, immagino, sì. Per poi arrivare ai gironi finali con quarti, ottavi, insomma, fino a salire alla finale. Sì, sì. Il tuo impegno invece, scuola, sport, se hai un sogno nel cassetto, io immagino già quale può essere, però insomma, se ce lo racconti tu è meglio. Nello sport e nella vita in generale cerco sempre di ambire al massimo, quindi diciamo un sogno è ambire fare il campionato di Serie A e magari in futuro indossare la maglia della nazionale. E l'impegno con la scuola?
riesco a gestire abbastanza bene la scuola con le bocce. Quindi riporti bei voti non solo in ambito sportivo ma anche, sì, anche a scuola. Puoi fare, diciamo, di più, che però. Sì. Nella scuola? Nella scuola puoi fare di più. Sì. Perché adesso che lo racconti, insomma, però vabbè, è giusto. Io dico non il minimo indispensabile, però insomma, riuscire a far, esatto, riuscire a far coincidere tutte e due le cose è importante. Spesso e volentieri lo sport prende il sopravvento, anche perché credo sia più piacevole. Sì. Ma a livello fisico come ti prepari? O è più psicologico come preparazione? No, cioè ci vuole anche una preparazione fisica, vado in palestra e faccio il nuoto. Gli arti che fai lavorare di più quali sono? Le gambe. Quindi le braccia no, anche perché immagino non sia necessaria, no, tanta forza. Ti può cambiare la sensibilità. Allora, io naturalmente ti vedo con gli occhiali da vista. Quanta differenza c'è? Quanto sforzo fai in più visto che indossi gli occhiali? In che senso, scusa? Cioè nel senso rispetto per prendere la mira, diciamo. Ecco, una persona come te che indossa gli occhiali ha bisogno di un allenamento diverso rispetto a chi non ha problemi, ecco, appunto. No. Non ti cambia nulla. No. Non ti cambia nulla. E il sogno nel cassetto ce l'hai raccontato. C'è un giocatore, il tuo compagno di squadra, che potrebbe, insomma, ripercorrere le tue orme? Vorrei diventare come Dante D'Alessandro. Come si chiama? Dante D'Alessandro. Dante D'Alessandro, perché ha vinto tantissimo, sì, immagino. Che cosa ha vinto? Cosa ha riportato a casa? Campioni del mondo, europei, oltre 400 gare nazionali. Mamma mia. Campioni, allora, italiani. Vabbè, tu sei agli inizi, ne hai vinte solo 6, che non sono poche naturalmente, però lui se ne ha vinte più di 400. Insomma, è uno forte, forte, forte. Tu, Roberto, hai giocato mai a bocce? Al mare. Al mare? Sulla sabbia, sulla sabbia. La tua vita invece, a livello familiare, associata a quella sportiva, perché immagino che anche tu qualche sacrificio lo debba fare. No, allora, la mia famiglia ha sempre appoggiato questa mia scelta, presa chiaramente da me, solo da me, cioè non sono stato assolutamente forzato da nessuno. Chiaramente si deve un po' sacrificare quella che è la vita di ogni adolescente. Io avevo 15 anni, ho iniziato a fare l'arbitro. Adesso ne ho 25 quasi, quindi sono gli anni dell'adolescenza in cui magari, ecco, come dicevi prima tu, togliere qualcosa. Come dicevi prima tu, ecco, non si può fare sempre la vita che fanno gli altri. Chiaramente il sabato, se la domenica hai la partita, devi andare a letto presto. Durante la settimana comunque noi abbiamo un polo atletico nel quale ci alleniamo tutte le settimane. Facciamo 3 allenamenti a settimana di 1 ora e mezza, 2 ogni volta. Chiaramente prima, quando andavo a scuola, era un po' più complicato conciliare queste due cose, però ecco, adesso ho finito gli studi e quindi hai più tempo, diciamo. Ho sicuramente più tempo, diciamo che la mia scelta è stata anche una scelta dettata da quella che è l'Associazione Italiana Arbitri. Come diceva bene Asia prima, oltre a fare attività sportiva, a fare attività agonistica anche, è un mondo associativo, quindi siamo tutti associati, tutti ci conosciamo bene o male tutti, sia a livello provinciale che a livello regionale, e si creano diversi rapporti. Diciamo che il bello dell'arbitraggio non è solamente questo, quello del campo, ma anche e soprattutto quello che c'è nel contorno. Ecco, come diceva bene anche Asia prima, da qualche anno sono aumentate le iscrizioni di ragazze, di donne, e è una cosa che chiaramente fa piacere a tutti, fa piacere a noi, fa piacere a tutta l'associazione, e questo dimostra che stiamo crescendo anche noi a livello proprio di associazione, di spirito proprio associativo. Anche perché c'è bisogno degli arbitri, no? Perché aumentano i calciatori, aumentano gli appassionati di questo magnifico sport, ma senza l'arbitro naturalmente non possiamo fare nulla. La settimana tipo di Roberto Paterna qual è? Sotto l'aspetto, guarda, visto che siamo all'interno del Conad Pineto, anche sotto l'aspetto alimentare e nutrizionale, qual è la settimana
che attraversa Roberto Paterna, dagli allenamenti naturalmente, gli impegni familiari, non so se sei sposato o fidanzato, questo te lo posso chiedere? No, no, no. Libero? No, cioè, preferirei non... Non lo puoi dire, perfetto, la sezione di Teramo ha proibito a Roberto Paterna. No, è la scelta mia. La scelta tua personale, sì. No, vabbè, stiamo scherzando, dobbiamo alleggerire un po', certo, il discorso. Quindi diciamo, la gara della domenica. Triplice fischio, Roberto Paterna cosa fa? Per rimettersi in forma e naturalmente anche per rilassarsi a livello psicologico. No, chiaramente tu hai preso il mio esempio, però non è solo, non solo io, ecco, faccio questo tipo di vita. Ecco. Dal fischio finale di una partita noi chiaramente siamo già pronti a preparare la partita successiva con molta più voglia di quella che avevamo per la partita precedente, chiaramente. Noi ci prepariamo, facciamo, ecco, 3 allenamenti a settimana, ci arriva in settimana la designazione, quella che sarà poi la partita che noi dovremmo affrontare nel weekend successivo. Da quel momento chiaramente comincia la nostra preparazione a quella che sarà la partita, quindi studiamo, ecco, come i calciatori studiano le squadre avversarie. Le tattiche, anche gli arbitri studiano tattiche e quelle che sono le squadre dei rispettivi campionati, ecco. Quando si fa una valutazione, credo settimanale, insomma post gara, da parte degli organi competenti, c'è un tabellino che viene, a livello proprio statistico, che viene rispettato per valutare la prestazione dell'arbitro? Se ce lo puoi raccontare naturalmente, certo, come si svolge tutto ciò, perché noi possiamo dare un giudizio, ecco, diamo la sufficienza a Roberto Paterna, però poi sviscerare il tutto per la sezione è diverso. No, chiaramente siamo giudicati noi, come da voi, siamo giudicati chiaramente dai nostri organi competenti, quelli che possono essere gli organi regionali, nazionali o sezionali, provinciali. C'è un punteggio anche per noi, che non è la classica scala da 1 a 10, è un punteggio leggermente differente, però ecco, ci viene diciamo affidato un punteggio per ogni gara che andiamo a dirigere, ecco, questo è... Immagino anche sotto l'aspetto atletico e fisico, no? Per sì, vedere sì, se, assolutamente, se, l'aspetto se il direttore atletico, di gara è pronto. L'aspetto atletico e fisico al giorno d'oggi, con il calcio che sta cambiando, sta diventando sempre più veloce, è fondamentale. Noi lo diciamo sempre, prima di essere arbitri siamo degli atleti, come hai detto tu prima, perché chiaramente più vicino sei all'azione più hai possibilità di prendere quell'episodio e meno ne hai di sbagliarla, chiaramente. Certo, quello, essere vicino all'azione può fare la differenza, in positivo naturalmente, perché è così, la velocità è cambiata. Devo dire naturalmente, ma è visibile un po' a tutti, che rispetto agli arbitri di qualche decennio fa, vedere un arbitro adesso si ha subito la sensazione che sotto l'aspetto atletico e fisico c'è una cura diversa, insomma, ecco, questo me lo puoi no, confermare. Beh, c'era sicuramente una preparazione atletica anche in passato, chiaramente. Però si vedeva qualche arbitro un po' più pienotto, diciamo così, no? Negli anni 80 mi ricordo che, insomma, adesso non ricordo i nomi, però ecco, vedervi adesso anche in eccellenza o in promozione si vede che c'è una cura diversa. No, io ecco, non sono giovanissimo anch'io, quindi negli anni 80 non ricordo sinceramente. Io lo ricordo perché non sono giovane come te. Come si arbitrava? Poi chiaramente la nostra vita è fatta anche, come dicevi bene prima tu, di alimentazione. Hai detto siamo all'interno di questa struttura, giustamente. E chiaramente l'arbitro fa la vita dello sportivo, come penso sia la vita di un calciatore, e l'alimentazione è bene o male simile a quella di qualsiasi altro sportivo. Chiaramente all'età di 18 anni puoi permetterti qualche dolcetto in più. Sì, qualche dolcetto in più, però fondamentalmente è quella di un'alimentazione sana e corretta. Rifaresti questa scelta? Io rifarei assolutamente questa scelta. Sono, ripeto, 10 anni che sono nell'associazione, mi trovo benissimo, ho trovato tanti amici e quindi è una cosa che consiglierei davvero a tutti. Ecco, la prima cosa da mettere in evidenza, prima dicevi naturalmente il corso è gratuito, lo ricordiamo sempre, iscrizioni fino al 31 ottobre,
per poi iniziare attorno a metà novembre. Prima dicevi, ci sono tanti vantaggi, l'iscrizione gratuita, c'è solo da pagare una piccola somma per la visita naturalmente di idoneità, e poi c'è quel, secondo me, bel grosso vantaggio di avere il tesserino per entrare gratuitamente all'interno delle manifestazioni organizzate dalla FIGC. Ma se Roberto Paterna, visto che siamo in TV, deve lanciare un messaggio per far capire davvero la bontà della scelta, quale argomento evidenzierebbe di più? Io personalmente evidenzierei quello che è, come dicevo prima, anche l'associazione. Il mondo associativo è qualcosa di veramente bello, sia la possibilità di girare l'Abruzzo, di girare l'Italia, di girare tutte le regioni italiane, e quindi sia anche la possibilità di confrontarsi con diverse anche culture, visioni di quello che è il nostro mondo. Ecco, questo è sicuramente l'aspetto che più vorrei sottolineare. È una motivazione importante. Non so se te lo posso chiedere, però te lo chiedo. Come affronti psicologicamente una gara sbagliata? Nel senso, torni a casa, ti rendi conto di non avere fatto la scelta giusta? A livello psicologico il corso prepara anche sotto questo aspetto, credo, ma tu personalmente che carica ti dai per poi ripartire nella domenica successiva? Penso assolutamente di poterti rispondere, quella che ha qualsiasi altro ragazzo quando sbaglia qualcosa. Cioè, il mondo arbitrale, sì, siamo arbitri, però siamo persone prima, certo. E viviamo la vita come tutti, quindi quando c'è un errore o quando c'è un errore di qualsiasi altra persona, ognuno chiaramente cercherà di fare, penso, autocritica e cercare di ripartire assolutamente in maniera migliore, con più motivazione, con più entusiasmo. Ecco, questo è... Non è il mio modo, ma penso sia il modo di tutti, ecco. Sì. Un'altra curiosità. Un arbitro che ha giocato a calcio può avere più vantaggi rispetto a quello che invece si è catapultato in maniera improvvisa all'interno di un terreno di gioco? No, secondo me non è una cosa indispensabile aver giocato precedentemente a calcio. Come ti dicevo prima... Può aiutare forse, no? Sì, appunto, nel senso che, come ti dicevo prima, studiamo anche noi le tattiche delle squadre, i moduli e tutto quello che c'è nel contorno, l'ambiente. Quindi chiaramente conoscere un po' quel mondo può essere d'aiuto, ma non è assolutamente una cosa fondamentale per crescere. Anche perché naturalmente... spesso e volentieri si scoprono col passare degli anni non solo le passioni ma anche le capacità. Io non voglio dire, forse da arbitro di basket saresti già all'apice, chissà, però se non ci provi, giusto, è davvero difficile. Però naturalmente devi seguire il cuore e la passione. Io una cosa la voglio dire, perché lo posso dire, nel senso, non sono tue parole ma sono le mie: seguo il campionato di eccellenza, non dico da 20 anni ma quasi, e ti posso inserire fra i 5 migliori, non dico di tutti i tempi, però insomma di quello che ho vissuto io. Ma te lo dico non perché sei qui, naturalmente, te lo dico perché poi se la sezione ti ha mandato qui vuol dire che sei uno di quegli elementi più importanti. Tu non mi rispondere perché tanto non puoi, quindi lo dico io. Grazie mille, buona serata, grazie a voi che ci seguite ancora una volta su Rete 8 Sport, e noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo sempre alle 21:30. Buonanotte.